L'emergenza infortuni sembra volersi finalmente allentare in casa Albino Leff. Baffo Mondonico, in vista dell'impegno casalingo di sabato contro il Sassuolo, recupera diversi giocatori, alcuni di vitale importanza. Vedi Passoni che sulla mediana potrebbe rientrare al posto di Previtali squalificato, ma vedi anche Garlini in difesa. Tornano inoltre disponibili Lebran, Cisse e Cia. Obiettivo tornare tutti insieme a marciare in classifica dopo il 3-0 rimediato a Novara, frutto anche di qualche svalatura di troppo dietro pagata a duro prezzo. Sono piccoli dettagli. Che sicuramente eh, dovremmo smussare, si può sbagliare tutti, ma non, non bisogna farne una colpa a nessuno. Eh, siamo qui appunto per, per lavorare e per migliorarci di, di giorno in giorno permettendo di dare il meno, meno spazio e meno occasioni alla, agli avversari. Prossimo avversario dunque il Sassuolo di Angelo Gregucci, reduce la successo sul Siena per 4-3, che quasi certamente non potrà però contare sul suo bomber Sassabruno, vittima di uno stiramento. Ma loro sicuramente sono, sono un'ottima squadra e la, e la classifica, sì, non si trovano nel, nel, proprio nel posto dove penso hanno, hanno progettato la, la stagione. E, mh, noi la prepareremo sicuramente nel migliore dei modi. Sappiamo che, che giochiamo in casa e giocheremo le nostre carte al, per appunto per metterli alle strette. E mentre l'Ascoli ancora è stato penalizzato di tre punti, la situazione di classifica dell'Albino Leffere sta alquanto delicata in piena zona play-out. Ma il tempo per stilare bilanci, sia pure parziali, secondo Tomasic, non è ancora arrivato. Ma il campionato di Serie B? Sì, siamo forse a un quarto è lungo e io sono dell'idea che comunque dobbiamo pensare e ragionare partita e dopo partita e penso che comunque ne debbano passare ancora, ancora un paio comunque per fare un bilancio e per appunto tirare le prime somme.